Nella primavera del 1944, i bombardieri della RAF e dell'ottava forza aerea americana effettuarono una serie di pesanti bombardamenti di precisione contro un singolo obiettivo nel nord della Francia. I bombardamenti erano soltanto l'aspetto evidente di una guerra segreta e scientifica combattuta tra la Germania e gli alleati. Hitler faceva scendere in campo quelle che definiva le armi della vendetta. L'obiettivo di quel bombardamento è visibile ancora oggi. Una grande e tetra cupola nel Pas-de-Calais. Nella primavera del 1944 l'alto comando alleato diede alla sua distruzione la priorità assoluta. Sotto quella cupola i tedeschi assemblavano i razzi a lungo raggio progettati per centrare e distruggere Londra. I bombardieri crivellarono l'intera zona e la rete ferroviaria su cui i tedeschi trasportavano i missili verso il sito di lancio. Mentre le bombe piovevano sulla cupola, le disposizioni di Hitler circa l'uso delle armi della vendetta venivano controllate dal servizio segreto britannico. Non si sapeva però quando i tedeschi avrebbero scatenato un bombardamento con i razzi sulla capitale inglese e cosa di preciso trasportavano le loro testate. Il razzo non fu la prima arma che Hitler chiamava di vendetta. La prima ad essere definita così fu la bomba V1, predecessore del missile a lungo raggio. Gli inglesi la soprannominarono bomba volante. La bomba volante apparve nei loro cieli nel giugno 1944, pochi giorni dopo lo sbarco degli alleati in Normandia. Le batterie della contraerea vennero subito impiegate lungo le spiagge dell'Inghilterra per intercettare le V1 già sulla linea costiera. Le V1 saettavano attraverso il fuoco di sbarramento, sibilando sinistramente e dirigendosi al più grande obiettivo del mondo. Gli uomini del servizio rilevazioni potevano quasi prevederne il percorso con precisione. Londra era l'unico grande obiettivo tedesco. I londinesi impararono a riconoscere il sibilo che precedeva le V1. Quando il rumore del motore cessava, era segno che la V1 stava per schiantarsi a terra. Le V1 erano un'arma che, oltre ai danni materiali, provocavano lo sfinimento totale del morale degli inglesi, già duramente provati dalla guerra. Il primo ministro Churchill e il suo consulente di guerra, Lord Cherwell, fondarono un comitato per valutare tutte le conseguenze delle V1. Il 7 settembre 1944 il presidente del comitato, Duncan Sandys, annunciò che le V1 non avrebbero più costituito un problema. Si sbagliava, la battaglia di Londra non era ancora finita. La fase 2 stava per avere inizio. Alle 6:30 circa dell'8 settembre i londinesi udirono un rombo spaventoso. Una spessa cappa di fumo si innalzò sopra Chiswick, a ovest di Londra. I comunicati parlavano di un'esplosione causata da una conduttura del gas. Ma il gabinetto di guerra inglese nascondeva la verità. La devastazione di Chiswick era frutto di una nuova arma tedesca. I razzi V2. Non si può parlare delle V2 senza far riferimento al soldato professionista Walter Dornberger e al brillante giovane tecnocrate Werner von Braun.
Alla fine degli anni 20, l'entusiasmo giovanile di von Braun per i viaggi spaziali era stato incanalato in un affare più realizzabile, la produzione di razzi. Studente alla scuola tecnica di Berlino, von Braun frequentava i dibattiti che si tenevano alla Società Tedesca dei Razzi. Quando nel 1932 la società si sciolse, von Braun trovò impiego presso il Dipartimento delle Armi dell'Esercito come assistente tecnico nella sezione razzi per sperimentare nuovi carburanti liquidi. Il Trattato di Versailles, firmato dopo la sconfitta della Germania nella Prima Guerra Mondiale, proibiva all'esercito tedesco l'artiglieria pesante. I razzi non erano stati proibiti. Nell'esercito tedesco, Walter Dornberger era un esperto di artiglieria e si interessava ai razzi. Nelle sue memorie, Dornberger riportò che all'inizio degli anni 30 la più grande innovazione nel campo dell'artiglieria fu il massiccio cannone di Parigi. Sparava a circa 60 miglia una capsula di 21 centimetri, armata con 25 libre di esplosivo ad alto potenziale. L'idea di Dornberger era quella di realizzare un grande razzo da una tonnellata di esplosivo ad alto potenziale, da lanciare per una distanza di 160 miglia. Nel 1932 Dornberger e von Braun unirono i loro interessi per realizzare i razzi. Dornberger fornì a von Braun una lista di requisiti necessari. Stilarono anche un accordo secondo cui una deviazione d'impatto di 50-60 cm per ogni 3.000 metri circa di raggio sarebbe stata accettabile. La dimensione del razzo fu limitata per rispondere alle esigenze di trasporto su strada. Dornberger si può oggi definire un precursore nell'invenzione dei moderni missili. Le sue richieste si realizzarono nel missile balistico trasportabile che, 30 anni più tardi, diventò uno degli elementi più importanti negli arsenali delle superpotenze durante la Guerra Fredda. Quando Hitler salì al potere, nel gennaio 1933, il programma dei razzi fu incentivato. Hitler si era impegnato in un ampio programma di riarmamento. Dapprima condotto in gran segreto, fu apertamente dichiarato nel 1935. Il programma allarmò le nazioni vicine alla Germania e sollevò preoccupazioni gravi all'interno dello stesso alto comando militare tedesco. Si temeva che la Wehrmacht non sarebbe stata in grado di supportare le ambizioni di conquista del Führer. Il programma di riarmamento comunque proseguì freneticamente, di pari passo con l'annessione al Reich dei territori confinanti. Nel 1937 Dornberger e von Braun ottennero i fondi per una stazione di prova a Peenemünde, sul Baltico. Fu avviata la realizzazione di un micidiale razzo denominato A4. Dall'altra parte dell'isola, la Luftwaffe stava realizzando un'altra bomba volante, denominata FZG-76. Contro lo sfondo di una grave crisi europea, gli scienziati e i tecnici a Peenemünde spinsero fortemente il programma delle bombe volanti. Prototipi in scala inferiore vennero testati con successo. Dornberger e von Braun si sentivano vicini al traguardo. I prototipi vennero assicurati a dei paracadute che ne permisero il recupero in mare. Von Braun era così felice che aiutava personalmente a trasportare le piccole bombe volanti fino alla spiaggia. Il 1 settembre 1939 l'invasione nazista della Polonia venne preceduta da un velivolo di tipo più convenzionale dei razzi di von Braun, ancora ai primi passi. Le forze aeree polacche, prima disperse e poi decimate, furono spazzate via dalla Luftwaffe. L'esercito tedesco sottomise la Polonia in 6 settimane. Fu la prima dimostrazione dell'efficacia del Blitzkrieg. Addirittura prima che i polacchi si arrendessero formalmente, Hitler si recò a Danzica per tenere un discorso ai suoi generali vittoriosi. Annunciò che possedeva un'arma misteriosa che avrebbe reso la Germania invincibile. Sicuramente il Führer stava alludendo alle nuove bombe volanti, ma il suo entusiasmo fu di breve durata.
inspiegabilmente ordinò un taglio ai fondi destinati al programma di sviluppo dei razzi. In seguito, Albert Speer, ministro degli armamenti, considerò che se le V2 fossero state utilizzate prima, il corso della guerra avrebbe potuto essere diverso. Non avevamo bombardieri in grado di raggiungere l'Inghilterra con un carico pesante, e il loro non lo era di certo. Non c'erano difese contro di essa. E se fossimo riusciti a lanciarne qualche centinaio direttamente su Londra, certo, sarebbe stato un colpo scioccante. Comunque, nel 1940 gli inglesi sopravvissero alla battaglia d'Inghilterra. Nella primavera e nell'estate del 1941 Hitler volse le sue mire espansionistiche a est per sottomettere i Balcani e poi invadere l'Unione Sovietica. L'esercito tedesco distrusse migliaia di carri armati russi. Furono fatti prigionieri milioni di soldati dell'armata russa. La guerra lampo sembrava aver mietuto un'altra vittima. Tuttavia, nel dicembre 1941, il rigido inverno russo fermò l'avanzata della Wehrmacht già alle porte di Mosca. A Peenemünde, intanto, continuavano le prove dei razzi V2 di dimensione reale. I risultati erano ancora discutibili. Nonostante gli imprevisti, von Braun e Don Berger stavano dando corpo ai loro sogni. Gli esiti della guerra però stavano drammaticamente volgendosi contro il Reich. Nel Nord Africa, nel 1942, Rommel subì una sconfitta decisiva ad El Alamein. In Russia, la Sesta Armata tedesca stava per essere sopraffatta nei combattimenti a Stalingrado. In quella campagna morirono 1,5 milioni di tedeschi. 100.000 soldati della Sesta Armata sopravvissero, ma furono fatti prigionieri. Il disastro diede maggiore impulso al programma tedesco dei razzi. Nell'ottobre 1942, mentre la tragedia già incombeva sulla Germania, von Braun e Don Berger riuscirono a compiere con successo il lancio delle V2. Albert Speer dichiarò: improvvisamente ci fu un rumore assordante e un terribile scuotimento del terreno. Devo dire che fu una delle più grandi esplosioni che abbia mai sentito in tutta la mia vita. Poi questo enorme missile partì contro tutte le regole della legge di gravità, alzandosi lentamente, lentamente e poi sempre più veloce, con il tuono che diminuiva via via tra le nuvole. Nel dicembre 1942, Speer diede ordine di iniziare la produzione di massa delle V2. Dopo 6 mesi, Hitler fu invitato alla proiezione di un film sui test di lancio dei razzi di von Braun. La cosa fece una forte impressione al Führer. Hitler dichiarò che il razzo poteva essere l'arma decisiva. A Peenemünde, però, continuavano ad essere effettuati dei test, segno che il razzo non era ancora affidabile. La guerra però richiedeva armi sempre più micidiali, che spezzassero la volontà di resistenza degli eserciti nemici. Il Führer destinò i nuovi razzi su Londra, ma sottovalutò i mezzi tecnologici dell'avversario. Un giovane e brillante scienziato, il dottor Jones, a metà degli anni 30, fu coinvolto in una ricerca sull'uso degli infrarossi nell'individuazione degli aerei. Da quel lavoro allo sviluppo del sistema radar inglese, il passo fu breve. Il radar fu un fattore chiave che assicurò la vittoria nella battaglia d'Inghilterra.
Jones diventò una figura di spicco nel mondo dello spionaggio scientifico. Al Ministero dell'Aeronautica gli fu affidato il ruolo di osservatore che avrebbe indagato su quello che i tedeschi progettavano e probabilmente anticiparlo. Lui e la sua squadra contribuivano a indagare e scardinare molti sistemi della guerra elettronica tedesca, in particolare i raggi radio di navigazione che guidavano i bombardieri della Luftwaffe sugli obiettivi durante i blitz. Si stava combattendo una guerra basata sullo studio di formule di importanza e segretezza estreme per lo sforzo bellico degli alleati. Nel 1940 fu chiesto a Jones un parere che avrebbe influito enormemente sull'andamento della guerra. Jones aveva cominciato a indagare nei documenti del servizio segreto alla ricerca di indizi sulla misteriosa arma di Hitler. I documenti erano depositati nella scuola governativa dei codici cifrati a Bletchley Park. Questo gli permetteva di venire a conoscenza dei segreti più impenetrabili riguardanti il nemico tedesco. A Bletchley, Jones concluse che la Germania non era ancora in possesso dell'arma decisiva a cui Hitler aveva accennato. Stilò una lista di possibilità a cui lo spionaggio potesse attenersi. Il numero 5 era cannoni a lunga gittata e razzi. Mentre era ancora Bletchley, ricevette un pacco che era stato consegnato all'ambasciata inglese a Oslo. Era stato inviato da un anonimo sostenitore e conteneva una lettera dettagliata conosciuta come Rapporto di Oslo. La lettera sembrava venire da qualcuno che ci sosteneva, qualcuno che, se si poteva credergli, sapeva parecchio sugli sviluppi delle ricerche in Germania e che diceva che c'erano numerose cose che andavano avanti. Ci disse degli U-88, usati come caccia notturni, come anche i bombardieri in picchiata. E menzionava Peenemünde. Diceva anche che i tedeschi stavano realizzando grandi razzi, sebbene non dicesse che li stavano fabbricando direttamente a Peenemünde. Quella fu la prima volta che quel luogo venne nominato. Ci diceva anche degli sviluppi di questo aereo e che stavano avanzando. I razzi V1 e V2 non erano l'unico frutto di questa ricerca. I tedeschi stavano realizzando un aliante a razzo controllato che nel 1943 doveva essere usato contro le imbarcazioni alleate nel Mediterraneo. I superiori di Jones, incluso Lord Cherwell, erano convinti che il rapporto di Oslo non fosse veritiero. Jones la pensava diversamente. Nel dicembre 1942 lo spionaggio inglese ricevette un messaggio proveniente da un ingegnere in Danimarca. Diceva che i tedeschi avevano realizzato un razzo in grado di portare 5 tonnellate di esplosivo su un raggio minimo di 175 miglia. Un secondo rapporto, dalla Svezia, affermava che queste armi venivano fabbricate a Peenemünde. Nel marzo 1943 le notizie trovarono conferma da una fonte inaspettata. 2 generali tedeschi catturati in Nord Africa. Il generale Ludwig Kruvel era stato secondo in comando del feldmaresciallo Rommel fino al maggio 1942, quando fu catturato dagli inglesi. Il generale Wilhelm Ritter von Thoma, uno dei comandanti di panzer più valorosi al servizio di Rommel, era stato catturato durante gli stadi finali della battaglia di El Alamein, vinta dal generale Montgomery. Entrambi questi prigionieri di alto rango si trovarono a dividere la stessa cella in un carcere poco distante da Londra. A loro insaputa, le loro conversazioni furono registrate. Nel marzo 1943, von Thoma disse a Kruvel che non erano stati fatti progressi nell'affare dei razzi. Kruvel osservò che l'assenza di esplosioni provava il ritardo nel programma. Jones seppe interpretare i loro discorsi. Beh, a quel punto il mio aggiunto, Charles Frank, che posso ricordare bene, era sabato pomeriggio, seduto di fronte a me, proprio come lei, e improvvisamente dopo l'interrogazione disse: è meglio che prendiamo più seriamente questa storia dei razzi. E da quel punto in poi l'intera storia cambiò ritmo. Non era il solo ad aver subodorato la situazione. Anche i capi di Stato Maggiore inglesi erano preoccupati dalla minaccia dei razzi. Nominarono Duncan Sandys a capo di un nuovo comitato che avrebbe valutato la situazione. Sandys era l'uomo del momento. Jones passò in secondo piano. Fu l'inizio di un'amara faida interdipartimentale.
ma Jones si manteneva informato sul programma dei razzi attraverso lo spionaggio aereo e grazie alla sua carica come consulente nella direzione delle attività degli agenti nell'Europa occupata. Questo diede a Jones accesso alle fotografie di ricognizione aerea, anche se solo dopo Sandys. Nel giugno 1943 due rapporti fecero scattare l'allarme. Provenivano da spie lussemburghesi che stavano lavorando a Peenemünde come membri di un esercito di coscritti stranieri. Entrambi menzionavano i razzi. L'unità di ricognizione fotografica della RAF aveva stretti legami con Jones. Venne inviato un aereo per fotografare l'impianto di Peenemünde. Il 18 giugno 1943 Jones trovò finalmente un razzo su una fotografia di Peenemünde. Una settimana più tardi, un'altra fotografia gli fornì un quadro ancora più chiaro. Il razzo esisteva. Il 29 giugno Jones partecipò a un incontro del Comitato di Difesa del Gabinetto di Guerra. It was one of those night meetings. It started at 10 o'clock night. Si trattava di uno di quegli incontri notturni che iniziavano alle 10 di sera. Molti di noi arrivavano e si sedevano da soli. E poi arrivava Winston in persona. E l'incontro aveva inizio con lui che chiedeva a Duncan Sandys di illustrare le prove della presenza dei razzi e la prospettiva di eventuali contromisure. Duncan illustrava le prove, credo un po' troppo vivamente, ma non di meno in maniera essenzialmente corretta, ritenendo che Peenemünde dovesse essere bombardata. Charwell sosteneva che il razzo era una trappola diversiva. Le forme bianche sulla fotografia potevano essere siluri o modellini che nascondevano un'altra arma segreta. Churchill chiese il parere di Jones. E cominciai così a demolire il parere di Lindemann. Beh, sì, poteva trattarsi di un siluro. Era anche lungo 40 piedi e sarebbe pesato, secondo la stima degli esperti, circa 40 tonnellate. Non c'era nessun aereo tedesco che potesse trasportarlo e questo portava direttamente il caso più avanti. Se si trattava di un imbroglio, se stava diventando un imbroglio, avremmo bombardato Peenemünde, che era uno dei principali stabilimenti tedeschi di sperimentazione aeronautica e comunque uno stabilimento dell'esercito tedesco. Jones convinse Churchill, che decise di bombardare Peenemünde. La notte del 17 agosto 1943 circa 600 bombardieri furono inviati per attaccare l'impianto. Fu la sola occasione bellica in cui l'intero comando bombardieri venne lanciato in un'incursione singola su un obiettivo di precisione. Si trattò di una delle prime incursioni in cui la RAF usò un bombardiere Master, che doveva restare oltre l'obiettivo per tutta la durata dell'attacco, dando istruzioni alla forza principale per raggiungere la massima concentrazione sull'obiettivo. Sfortunatamente il sistema rivelò le sue falle. L'impianto rimase relativamente illeso, mentre l'urto dell'attacco cadde sulle abitazioni e gli edifici dell'amministrazione di Peenemünde. L'incursione dichiarò alcune vittime importanti. Tra i 735 tedeschi morti figurava il professor Thiel, capo ingegnere a Peenemünde. Morirono anche 600 lavoratori stranieri. Dopo l'incursione, il servizio segreto inglese non ricevette mai più alcun rapporto proveniente dall'interno di Peenemünde. L'incursione ritardò il programma dei razzi di circa 2 mesi e spinse i tedeschi a spostare la produzione di razzi in un'area più sicura. A Londra gli inglesi continuavano a seguire gli sviluppi di Peenemünde. Venne formato un comitato sotto la presidenza di Stafford Cripps, un tempo ambasciatore a Mosca.
Dopo l'incursione su Peenemünde, l'attenzione dei servizi segreti si concentrò sulle V1. Il servizio segreto Y, che intercettava i messaggi radio in codice dei tedeschi, captò il traffico di due unità radar altamente specializzate, stazionate sulla costa baltica. Era chiaro che le unità radar tedesche stavano seguendo le prove di lancio dei missili realizzati a Peenemünde. Aperti riferimenti alle FZG-76 suggerivano che il loro obiettivo fosse di controllare i risultati di un velivolo senza pilota. Rapporti della resistenza francese parlavano di razzi con le ali. Nominavano anche il colonnello Max Wachtel come ufficiale scelto per lanciare una campagna dal nord della Francia e dal Belgio. Erano elencati anche dettagli di misteriose rampe costruite nella zona del Pas-de-Calais. Diverse di quelle zone erano controllate da parte di membri coraggiosi della resistenza francese. Si trattava di un lavoro pericolosissimo. Il rischio dell'arresto e della tortura era costantemente presente. A Londra vennero inviati i rapporti provenienti dalla Francia occupata. Parlavano della costruzione di basi e della pesante copertura della contraerea di cui erano fornite. Ma non era ancora chiaro che tipo di arma le rampe avrebbero lanciato. La ricognizione aerea di una delle stazioni satelliti di Peenemünde rivelò rampe simili a quelle costruite in Francia e in Belgio. I pezzi del puzzle raccolti dal servizio segreto britannico stavano cominciando a dare il quadro della situazione. L'ultimo tassello venne messo al suo posto da Constance Babington Smith, un'interprete fotografica del PRU che era stata coinvolta da vicino nel monitoraggio dell'attività a Peenemünde. Ecco, qui ci sono le tre strutture che mi avevano tanto incuriosito. Si vede dall'ombra che sono ad angolo e si può dire che la loro inclinazione è quella centrale, ecco. Qui c'è questa macchia minuscola collegata al piccolo aereo che avevo già visto e misurato con la mia lente di ingrandimento. Si può dire che la larghezza fosse proprio di 20 piedi. In altre parole, si trattava della prova che stavamo cercando, perché qui c'era il mini velivolo su una rampa di lancio, che conoscevamo come la Peenemünde 20, e in seguito conosciuta da quasi tutti come V1. Lo spionaggio inglese beneficiò di una V1 sperimentale. Si era abbattuta su un'isola a largo della costa danese ed era stata fotografata in dettaglio. Nel dicembre 1943 i bombardieri americani e inglesi iniziarono una serie di attacchi concertati su siti di lancio di V1 in Francia. A Natale, oltre 1000 aerei lanciarono quasi 2000 tonnellate di bombe sulle rampe e sugli edifici collegati. Allarmato, il colonnello Wachtel tentò di mandare fuori pista gli alleati spostando il suo quartier generale, cambiando il suo nome e quello del reggimento e alla fine tingendosi i capelli e facendosi crescere la barba. Ma la resistenza francese era sulle sue tracce e quelle del suo quartier generale itinerante e informava gli inglesi su ogni sua mossa. A Londra, Jones e la sua squadra inizialmente stimarono che il sabotaggio del programma delle V1 non avrebbe permesso che il bombardamento della capitale iniziasse prima della metà di marzo 1944. Jones aveva però sottovalutato i problemi causati dal bombardamento a Peenemünde e il trasferimento della costruzione di armi V in un'enorme fabbrica ad Harz, in Germania. In quelle settimane precedenti il D-Day, fissato per il 6 giugno 1944, ai londinesi fu risparmiato comunque un bombardamento con le V1. Questo ebbe inizio solo dopo che gli alleati formarono una testa di ponte in Normandia. Il 13 giugno, una settimana dopo lo sbarco, le prime V1 cominciarono a rombare attraverso la Manica. Era iniziata la seconda battaglia d'Inghilterra.
I tedeschi avevano pianificato di lanciare 500 V1 al giorno, ma la campagna di bombardamenti alleati contro i siti originari aveva ridotto la loro capacità. Le V1 che si schiantavano a terra però rivelavano i loro segreti. La V1 era un'arma sorprendentemente semplice, relativamente economica e facile da produrre. Era pilotata da un getto a impulsi Argus, brevettato in Francia fin dal 1907. Nel 1919 fu progettata come impianto di propulsione per un velivolo autopilotato. Le V1 potevano essere lanciate da una rampa a catapulta o da un aereo e volare verso l'obiettivo a una quota di 3.000 piedi e alla velocità di 350 miglia all'ora. Il movimento in picchiata, dopo una distanza calcolata, veniva controllato dalle rotazioni di una piccola elica. Le V1 rappresentavano un problema per le difese della contraerea inglese, perché volavano troppo alte per i cannoni leggeri e troppo basse per l'artiglieria pesante. Ai caccia della RAF era difficilissimo intercettarle. All'inizio le difese aeree britanniche furono provate fino ai limiti. I cannoni della contraerea furono portati in gran fretta da Londra alla costa meridionale. Furono modificati per sparare con micce ravvicinate, di produzione americana, che consentivano ai cannoni una precisione migliore che prima non avevano. Delle 4.000 V1 lanciate sull'Inghilterra meridionale, circa la metà furono colpite dall'artiglieria coordinata dai radar. Le V1 che riuscirono a sfuggire ai cannoni dovevano superare i molti ostacoli che le attendevano all'interno. I cavi che legavano i palloni di sbarramento erano posti a sentinella nelle città inglesi fin dal 1939. Intercettarono oltre 230 V1. La maggior parte di queste ultime furono bloccate dai nuovi caccia come Lockyer Tempest, che vantavano una velocità di 435 miglia all'ora. I piloti dei caccia che dovevano intercettare le V1 dovevano possedere nervi ben saldi. Avvicinandosi alle loro velocissime prede in movimento, aprivano il fuoco a distanza minima di avvicinamento. Il pilota di caccia Roland Beaumont ricorda anche un altro metodo. Era quello di inclinarsi sulla V1 con l'ala inclinata del caccia. Questo avvenne nel mio caso, quando usai le mie munizioni su una V1. Ne vidi un'altra e decisi di provare e di fare qualcosa comunque. Il metodo era questo. Avvicinare la punta della tua ala subito sotto alla punta dell'ala della V1, ma di non toccarla. Poi si doveva gradualmente alzare la propria ala per sollevare il flusso d'aria su di essa, in modo da influenzare la stabilizzazione giroscopica della V1, per poi alzare la punta della tua ala sotto quella della V1, rovesciarla e farla precipitare. Il primo caccia operativo a getto della RAF, il Gloster Meteor, debuttò nei combattimenti contro le V1. In tutto il comando caccia della RAF abbatté 1771 V1. Uno dei più spettacolari e spericolati elementi della guerra di bombardieri contro le V1 fu la distruzione dei siti di lancio tramite controllo a distanza. Il B-24 Liberator e i B-27 Flying Fortress, usurati dalla guerra, furono riempiti di esplosivo ad alto potenziale e trasformati in enormi bombe volanti contenenti quasi 14.000 tonnellate di esplosivo Torpex attivato da una miccia di impatto. Il velivolo, dal nome in codice di Afrodite, era guidato da due piloti che accendevano le micce e poi abbandonavano il bombardiere durante l'attraversamento delle coste inglesi.
Il bombardiere continuava a volare, guidato al suo obiettivo da un aereo di controllo. La loro potenza venne mostrata quando un Afrodite, pilotato da Joe Kennedy Jr., il fratello maggiore del futuro presidente degli Stati Uniti, esplose prematuramente. Il danno dell'esplosione si estese oltre un raggio di 6 miglia. Molte V1 in Inghilterra caddero a breve distanza dai loro obiettivi al centro di Londra. Fu il risultato di un piano di boicottaggio ingegnoso promosso da Jones. L'Abwehr aveva ordinato ai suoi agenti in Gran Bretagna di fare rapporto sulla caduta delle V1. Ignorava il fatto che gli agenti erano passati ai servizi segreti inglesi e che stavano inviando ai loro precedenti comandanti rapporti di valutazione finti. Le V1, che erano esplose a sud di Londra, vennero denunciate come atterrate a nord, in modo da incoraggiare i tedeschi a ridurre la loro gittata. Wachtel sospettava. Suggerì quindi di dotare numerose V1 con trasmettitori senza fili, in modo da tracciarne l'avanzamento. Ma i suoi superiori posero tali riserve che la proposta fu respinta. Quando gli alleati irruppero nella testa di ponte in Normandia per avanzare nel nord della Francia, i siti di lancio delle V1 vennero superati, ma i tedeschi in ritirata costruirono nuovi siti nei Paesi Bassi. Ai continui bombardamenti sull'Inghilterra meridionale si aggiunse un blitz di bombe volanti sul porto belga di Anvers, che era stata liberata dagli alleati nel settembre 1944. Circa 2500 V1 stavano per piombare su Anvers. La minaccia delle V1 non era stata eliminata dalla conquista dei siti di lancio da parte degli alleati in avanzata. I tedeschi avevano un altro asso nella manica. Iniziarono a lanciare le V1 dai bombardieri che sorvolavano il mare del nord. Ne furono lanciate circa 1000 in quel modo. Tuttavia i bombardieri subirono gravi perdite inflitte dai caccia notturni della RAF. Delle V1 che raggiunsero l'Inghilterra, 2400 caddero su Londra. I danni furono devastanti ovunque. Le bombe volanti uccisero 6500 persone e ne ferirono gravemente 3 volte tanto. Una volta ancora, i londinesi dovettero rifugiarsi nelle stazioni della metropolitana. Cercarono riparo nei rifugi profondi costruiti dopo il Blitz. Comunque sopravvissero. Per tutta la campagna con le prime V1, Jones non aveva perso di vista la minaccia delle V2. Le fotografie di ricognizione aerea scattate su una nuova stazione sperimentale a Blizna, in Polonia, mostravano una serie di giganteschi crateri e poi un razzo. La resistenza polacca formò delle squadre per raggiungere i missili di prova che si erano schiantati prima che lo facessero i tedeschi. Le informazioni che ottenevano venivano poi mandate a Londra. Il giorno in cui la prima V1 cadde su Londra, il 13 giugno 1944, una V2 si schiantò in Svezia. La documentazione sulle V2 stava diventando più completa. Fino ad allora le temute SS si erano assunta la responsabilità della produzione delle armi V in una fabbrica sotterranea a Nordhausen, nelle montagne di Harz. L'enorme fabbrica era simile a una grotta dei Nibelunghi dei tempi moderni. Un gruppo di schiavi reclusi nel vicino campo di concentramento di Dora fornivano la forza lavoro. Da Dora i razzi erano trasportati per strada o ferrovia fino ai loro siti di lancio. Sul fronte orientale i russi stavano costantemente respingendo i tedeschi fino ai confini del Reich.
I siti di prova per le V2 erano minacciati a causa della ritirata dell'esercito tedesco. Il tempo per Blisna si stava esaurendo. Nel luglio 1944 fu conquistata dai russi. I britannici sarebbero stati felici di esaminare i suoi segreti. Stalin accordò a un gruppo di inglesi il permesso di ispezionare il sito. Quella che ne seguì fu una prova evidente di ostruzionismo. La squadra britannica fu caldamente accolta a Blisna alla fine del settembre 1944. Le parti di V2 che raccolsero furono poi stranamente perdute dai russi. Quando le casse finalmente arrivarono in Inghilterra, contenevano una raccolta di motori d'aereo arrugginiti. Intanto altro materiale delle V2 veniva raccolto in Polonia. Il 20 agosto una V2 precipitò senza esplodere in una palude a 80 miglia a est di Varsavia. I polacchi la trovarono, la spinsero più a fondo e quando i gruppi di ricerca tedeschi se ne andarono, tornarono per recuperarne le numerose parti vitali. Le parti furono poi recuperate da lì con un aereo da trasporto britannico Dakota, partito dal porto di Brindisi. Il Dakota proseguì il suo volo verso l'Inghilterra con il suo prezioso carico. Da parte tedesca le discussioni sul metodo migliore per dispiegare le V2 giunsero a una conclusione. Von Braun e Dornberger preferivano i lanciatori mobili. Ciò comportava il problema di montare e sostenere delicati meccanismi sul campo, con tutte le conseguenze del caso. Hitler, comunque, aveva per lungo tempo favorito la costruzione di siti di lancio massicci e permanenti nella Francia settentrionale. La costruzione di due immensi siti a Wizern e a Watten, nel Pas-de-Calais, iniziò nell'ottobre 1943. Questa era la cupola di Wizern. Era stata progettata come sistema di lancio completo per le V2 che arrivavano smontate per ferrovia attraverso un tunnel sotterraneo. I razzi venivano poi montati e armati in una vasta officina sotto alla cupola. Da lì venivano spostati verso i punti di lancio. Stando ai piani, si sarebbero dovute lanciare 50 V2 ogni 24 ore. Dal marzo 1944, gli aerei britannici e americani sottoposero il sito di Wizern a un bombardamento martellante. Vi era però una notevole difficoltà a penetrare il massiccio guscio di cemento. Finalmente però riuscirono a scardinare la grande copertura e a distruggere il sito. Gli alleati irruppero nella Francia settentrionale prima che i massicci siti delle V2 avessero lanciato un solo razzo. Nel settembre 1944 i britannici e gli americani tentarono di oltrepassare il Reno con un'ambiziosa operazione aviotrasportata che però fallì ad Arnhem. La maggior parte dell'Olanda rimaneva in mani tedesche e costituiva una potenziale area di lancio per le V2 mobili. Quei siti di lancio mobili, che richiedevano poco più di una base di cemento e un veicolo di comando, presentavano un problema grave per gli alleati. Le V2 sembravano esenti dagli attacchi, tranne quando venivano trasportate dalla fabbrica. Dopo il lancio, la V2 non poteva essere intercettata. Saliva a un'altezza di 60 miglia prima di scendere a una velocità di 4 volte superiore a quella del suono con un doppio bang supersonico che annunciava il suo arrivo. Soltanto una V2 inerte fu filmata durante la sua discesa.
Fu solo nel novembre 1944 che il gabinetto di guerra dichiarò l'esistenza delle V2 all'opinione pubblica britannica. Il governo era terrorizzato dal pericolo del panico di massa. Per un momento si considerò l'evacuazione dell'intera popolazione di Londra. La contromisura più efficace sembrava quella di attaccare le V2 mentre venivano trasportate verso i loro siti di lancio. La campagna delle V2 raggiunse il suo apice nel febbraio 1945, quando nell'Inghilterra meridionale ne arrivarono 232. In tutto ne caddero 1115, 517 delle quali nell'area di Londra. Le ultime due esplosero nel marzo 1945. In totale i razzi uccisero quasi 3.000 persone. Anversa fu bombardata anche con le V2. La minaccia non fu rimossa finché l'avanzata alleata attraverso l'Europa settentrionale non costrinse finalmente le V2 dietro il loro raggio massimo di 220 miglia. Il razzo era stato progettato secondo gli ultimi ritrovati della tecnologia. Il suo sistema di guida giroscopico era molto più avanzato di qualsiasi altra macchina dell'arsenale alleato e il congegno elettrico che azionava le alette era il più piccolo del suo genere. Ma ogni V2 costava 20 volte più di una V1 e portava soltanto una tonnellata di esplosivo. In 7 mesi le V2 avevano trasportato appena 500 tonnellate di esplosivo ad alto potenziale su Londra. Per contro, alla fine della guerra, gli aerei da bombardamento britannici e americani erano in grado di portare fino a 8.000 tonnellate su una singola città tedesca in un singolo attacco combinato. Malgrado la sua raffinata progettazione, la V2 era un generoso spreco di alta tecnologia. Si sospettò che alcune V2 potessero essere modificate per trasportare armi chimiche, biologiche e persino nucleari. Questo è un argomento su cui, significativamente, Werner von Braun preferì tacere quando scrisse le sue memorie. Ulteriori progetti delle V2 dimostrarono che potevano essere armate con materiale radioattivo di scarto proveniente dal programma tedesco per la bomba atomica. Fortunatamente quest'ultimo era ancora molto indietro. Se fossero state disponibili in quantità sufficiente, queste rozze armi nucleari avrebbero potuto trasformare l'Inghilterra meridionale in un deserto radioattivo. Questo intento, però, potrebbe spiegare le immense dimensioni e la complessità di un sito come quello di Watten, equipaggiato con tanto di stazione di tracciamento. Questi giganteschi siti finirono nelle mani degli alleati prima che il programma di lancio delle V2 iniziasse. Con essi svanirono le speranze tedesche di un nuovo supermissile denominato A-10 che avrebbe usato la V2 come secondo stadio e avrebbe potuto raggiungere New York. La logica suggerisce che quel mezzo avrebbe portato qualcosa di più letale dell'esplosivo ad alto potenziale. Lo sforzo colossale richiesto dal loro sviluppo e dalla loro produzione non era giustificato per una testata convenzionale di una tonnellata. Il superrazzo si unì quindi alla lunga lista delle armi segrete con cui Adolf Hitler aveva vanamente sperato di scongiurare l'inevitabile sconfitta della Germania. Il V-E Day, il giorno della vittoria, le folle celebrarono la fine della guerra in Europa. Le armi V-1 e V-2 furono mostrate a Trafalgar Square a Londra, mentre la RAF volava in trionfo sui cieli ormai liberi. Il vero vincitore nella storia delle armi V, però, potrebbe essere Werner von Braun. Si arrese agli americani con tutto il suo gruppo di ricerca. Negli anni successivi alla guerra, divenne il padre del programma spaziale americano.
e che la Germania non era ancora in possesso dell'arma decisiva a cui Hitler aveva accennato. Stilò una lista di possibilità a cui lo spionaggio potesse attenersi. Il numero 5 era cannoni a lunga gittata e razzi. Mentre era ancora Blecie, ricevette un pacco che era stato consegnato all'ambasciata inglese a Oslo. Era stato inviato da un anonimo sostenitore e conteneva una lettera dettagliata conosciuta come Rapporto di Oslo. La lettera sembrava venire da qualcuno che ci sosteneva, qualcuno che, se si poteva credergli, sapeva parecchio sugli sviluppi delle ricerche in Germania e che diceva che c'erano numerose cose che andavano avanti. Ci disse degli U-88, usati come caccia notturni, come anche i bombardieri in picchiata. E menzionava Peenemünde. Diceva anche che i tedeschi stavano realizzando grandi razzi, sebbene non dicesse che li stavano fabbricando direttamente a Peenemünde. Quella fu la prima volta che quel luogo venne nominato. Ci diceva anche degli sviluppi di questo aereo e che stavano avanzando. I razzi V1 e V2 non erano l'unico frutto di questa ricerca. I tedeschi stavano realizzando un aliante a razzo controllato che nel 1943 doveva essere usato contro le imbarcazioni alleate nel Mediterraneo. I superiori di Jones, incluso Lord Cherwell, erano convinti che il rapporto di Oslo non fosse veritiero. Jones la pensava diversamente. Nel dicembre 1942 lo spionaggio inglese ricevette un messaggio proveniente da un ingegnere in Danimarca. Diceva che i tedeschi avevano realizzato un razzo in grado di portare 5 tonnellate di esplosivo su un raggio minimo di 175 miglia. Un secondo rapporto, dalla Svezia, affermava che queste armi venivano fabbricate a Peenemünde. Nel marzo 1943 le notizie trovarono conferma da una fonte inaspettata. 2 generali tedeschi catturati in Nord Africa. Il generale Ludwig Kruvel era stato secondo in comando del feldmaresciallo Rommel fino al maggio 1942, quando fu catturato dagli inglesi. Il generale Wilhelm Ritter von Thoma, uno dei comandanti di panzer più valorosi al servizio di Rommel, era stato catturato durante gli stadi finali della battaglia di El Alamein, vinta dal generale Montgomery. Entrambi questi prigionieri di alto rango si trovarono a dividere la stessa cella in un carcere poco distante da Londra. A loro insaputa, le loro conversazioni furono registrate. Nel marzo 1943, von Thoma disse a Kruvel che non erano stati fatti progressi nell'affare dei razzi. Kruvel osservò che l'assenza di esplosioni provava il ritardo nel programma. Jones seppe interpretare i loro discorsi. Beh, a quel punto il mio aggiunto, Charles Frank, che posso ricordare bene, era sabato pomeriggio, seduto di fronte a me, proprio come lei, e improvvisamente dopo l'interrogazione disse: è meglio che prendiamo più seriamente questa storia dei razzi. E da quel punto in poi l'intera storia cambiò ritmo. Non era il solo ad aver subodorato la situazione. Anche i capi di Stato Maggiore inglesi erano preoccupati dalla minaccia dei razzi. Nominarono Duncan Sandys a capo di un nuovo comitato che avrebbe valutato la situazione. Sandys era l'uomo del momento. Jones passò in secondo piano. Fu l'inizio di una amara faida interdipartimentale. Ma Jones si manteneva informato sul programma dei razzi attraverso lo spionaggio aereo e grazie alla sua carica come consulente nella direzione delle attività degli agenti nell'Europa occupata. Questo diede a Jones accesso alle fotografie di ricognizione aerea, anche se solo dopo Sandys. Nel giugno 1943, 2 rapporti fecero scattare l'allarme. Provenivano da spie lussemburghesi che stavano lavorando a Peenemünde come membri di un esercito di coscritti stranieri. Entrambi menzionavano i razzi. L'unità di ricognizione fotografica della RAF aveva stretti legami con Jones. Venne inviato un aereo per fotografare l'impianto di Peenemünde. Il 18 giugno 1943 Jones trovò finalmente un razzo su una fotografia di Peenemünde. Una settimana più tardi, un'altra fotografia gli fornì un quadro ancora più chiaro. Il razzo esisteva. Il 29 giugno Jones partecipò a un incontro del Comitato di Difesa del Gabinetto di Guerra.
It was one of those night meetings. It starts at 10 o'clock night. Si trattava di uno di quegli incontri notturni che iniziavano alle 10 di sera. Molti di noi arrivavano e si sedevano da soli. E poi arrivava Winston in persona. E l'incontro aveva inizio con lui che chiedeva a Duncan Sandys di illustrare le prove della presenza dei razzi e la prospettiva di eventuali contromisure. Duncan illustrava le prove, credo un po' troppo vivamente, ma non di meno in maniera essenzialmente corretta, ritenendo che Peenemünde dovesse essere bombardata. Charwell sosteneva che il razzo era una trappola diversiva. Le forme bianche sulla fotografia potevano essere siluri o modellini che nascondevano un'altra arma segreta. Churchill chiese il parere di Jones. E cominciai così a demolire il parere di Lindemann. Beh, sì, poteva trattarsi di un siluro. Era anche lungo 40 piedi e sarebbe pesato, secondo la stima degli esperti, circa 40 tonnellate. Non c'era nessun aereo tedesco che potesse trasportarlo e questo portava direttamente il caso più avanti. Se si trattava di un imbroglio, se stava diventando un imbroglio, avremmo bombardato Peenemünde, che era uno dei principali stabilimenti tedeschi di sperimentazione aeronautica e comunque uno stabilimento dell'esercito tedesco. Jones convinse Churchill, che decise di bombardare Peenemünde. La notte del 17 agosto 1943 circa 600 bombardieri furono inviati per attaccare l'impianto. Fu la sola occasione bellica in cui l'intero comando bombardieri venne lanciato in un'incursione singola su un obiettivo di precisione. Si trattò di una delle prime incursioni in cui la RAF usò un bombardiere Master, che doveva restare oltre l'obiettivo per tutta la durata dell'attacco, dando istruzioni alla forza principale per raggiungere la massima concentrazione sull'obiettivo. Fortunatamente il sistema rivelò le sue falle. L'impianto rimase relativamente illeso, mentre l'urto dell'attacco cadde sulle abitazioni e gli edifici dell'amministrazione di Peenemünde. L'incursione dichiarò alcune vittime importanti. Tra i 735 tedeschi morti figurava il professor Thiel, capo ingegnere a Peenemünde. Morirono anche 600 lavoratori stranieri. Dopo l'incursione, il servizio segreto inglese non ricevette mai più alcun rapporto proveniente dall'interno di Peenemünde. L'incursione ritardò il programma dei razzi di circa 2 mesi e spinse i tedeschi a spostare la produzione di razzi in un'area più sicura. A Londra gli inglesi continuavano a seguire gli sviluppi di Peenemünde. Venne formato un comitato sotto la presidenza di Stafford Cripps, un tempo ambasciatore a Mosca. Dopo l'incursione su Peenemünde, l'attenzione dei servizi segreti si concentrò sulle V1. Il servizio segreto Y, che intercettava i messaggi radio in codice dei tedeschi, captò il traffico di 2 unità radar altamente specializzate, stazionate sulla costa baltica. Era chiaro che le unità radar tedesche stavano seguendo le prove di lancio dei missili realizzati a Peenemünde. Aperti riferimenti alle FZG-76 suggerivano che il loro obiettivo fosse di controllare i risultati di un velivolo senza pilota. Rapporti della resistenza francese parlavano di razzi con le ali. Nominavano anche il colonnello Max Wachtel come ufficiale scelto per lanciare una campagna dal nord della Francia e dal Belgio. Erano elencati anche dettagli di misteriose rampe costruite nella zona del Pas-de-Calais. Diverse di quelle zone erano controllate da parte di membri coraggiosi della resistenza francese. Si trattava di un lavoro pericolosissimo. Il rischio dell'arresto e della tortura era costantemente presente. A Londra vennero inviati i rapporti provenienti dalla Francia occupata. Parlavano della costruzione di basi e della pesante copertura della contraerea di cui erano fornite.
ma non era ancora chiaro che tipo di arma le rampe avrebbero lanciato. La ricognizione aerea di una delle stazioni satelliti di Peenemünde rivelò rampe simili a quelle costruite in Francia e in Belgio. I pezzi del puzzle raccolti dal servizio segreto britannico stavano cominciando a dare il quadro della situazione. L'ultimo tassello venne messo al suo posto da Constance Bevington Smith, un'interprete fotografica del PRU, che era stata coinvolta da vicino nel monitoraggio dell'attività a Peenemünde. Ecco, qui ci sono le tre strutture che mi avevano tanto incuriosito. Si vede dall'ombra che sono ad angolo e si può dire che la loro inclinazione è quella centrale, ecco. Qui c'è questa macchia minuscola collegata al piccolo aereo che avevo già visto e misurato con la mia lente di ingrandimento. Si può dire che la larghezza fosse proprio di 20 piedi. In altre parole, si trattava della prova che stavamo cercando, perché qui c'era il mini velivolo su una rampa di lancio, che conoscevamo come la Peenemünde 20, e in seguito conosciuta da quasi tutti come V1. Lo spionaggio inglese beneficiò di una V1 sperimentale. Si era abbattuta su un'isola al largo della costa danese ed era stata fotografata in dettaglio. Nel dicembre 1943 i bombardieri americani e inglesi iniziarono una serie di attacchi concertati su siti di lancio di V1 in Francia. A Natale, oltre 1000 aerei lanciarono quasi 2000 tonnellate di bombe sulle rampe e sugli edifici collegati. Allarmato, il colonnello Wachtel tentò di mandare fuori pista gli alleati spostando il suo quartier generale, cambiando il suo nome e quello del reggimento e alla fine tingendosi i capelli e facendosi crescere la barba. Ma la resistenza francese era sulle sue tracce e quelle del suo quartier generale itinerante e informava gli inglesi su ogni sua mossa. A Londra, Jones e la sua squadra inizialmente stimarono che il sabotaggio del programma delle V1 non avrebbe permesso che il bombardamento della capitale iniziasse prima della metà di marzo 1944. Jones aveva però sottovalutato i problemi causati dal bombardamento a Peenemünde e il trasferimento della costruzione di armi V in un'enorme fabbrica ad Harz, in Germania. In quelle settimane precedenti il D-Day, fissato per il 6 giugno 1944, ai londinesi fu risparmiato comunque un bombardamento con le V1. Questo ebbe inizio solo dopo che gli alleati formarono una testa di ponte in Normandia. Il 13 giugno, una settimana dopo lo sbarco, le prime V1 cominciarono a rombare attraverso la Manica. Era iniziata la seconda battaglia d'Inghilterra. I tedeschi avevano pianificato di lanciare 500 V1 al giorno, ma la campagna di bombardamenti alleati contro i siti originari aveva ridotto la loro capacità. Le V1 che si schiantavano a terra però rivelavano i loro segreti. La V1 era un'arma sorprendentemente semplice, relativamente economica e facile da produrre. Era pilotata da un getto a impulsi Argus, brevettato in Francia fin dal 1907. Nel 1919 fu progettata come impianto di propulsione per un velivolo autopilotato. Le V1 potevano essere lanciate da una rampa a catapulta o da un aereo e volare verso l'obiettivo a una quota di 3000 piedi e alla velocità di 350 miglia all'ora. Il movimento in picchiata, dopo una distanza calcolata, veniva controllato dalle rotazioni di una piccola elica.
Le V1 rappresentavano un problema per le difese della contraerea inglese, perché volavano troppo alte per i cannoni leggeri e troppo basse per l'artiglieria pesante. Ai caccia della RAF era difficilissimo intercettarle. All'inizio le difese aeree britanniche furono provate fino ai limiti. I cannoni della contraerea furono portati in gran fretta da Londra alla costa meridionale. Furono modificati per sparare con micce ravvicinate, di produzione americana, che consentivano ai cannoni una precisione migliore che prima non avevano. Delle 4.000 V1 lanciate sull'Inghilterra meridionale, circa la metà furono colpite dall'artiglieria coordinata dai radar. Le V1 che riuscirono a sfuggire ai cannoni dovevano superare i molti ostacoli che le attendevano all'interno. I cavi che legavano i palloni di sbarramento erano posti a sentinella nelle città inglesi fin dal 1939. Intercettarono oltre 230 V1. La maggior parte di queste ultime furono bloccate dai nuovi caccia come Lockyer Tempest, che vantavano una velocità di 435 miglia all'ora. I piloti dei caccia che dovevano intercettare le V1 dovevano possedere nervi ben saldi. Avvicinandosi alle loro velocissime prede in movimento, aprivano il fuoco a distanza minima di avvicinamento. Il pilota di caccia Roland Beaumont ricorda anche un altro metodo. Era quello di inclinarsi sulla V1 con l'ala inclinata del caccia. Questo avvenne nel mio caso, quando usai le mie munizioni su una V1. Ne vidi un'altra e decisi di provare e di fare qualcosa comunque. Il metodo era questo. Avvicinare la punta della tua ala subito sotto alla punta dell'ala della V1, ma di non toccarla. Poi si doveva gradualmente alzare la propria ala per sollevare il flusso d'aria su di essa, in modo da influenzare la stabilizzazione giroscopica della V1, per poi alzare la punta della tua ala sotto quella della V1, rovesciarla e farla precipitare. Il primo caccia operativo a getto della RAF, il Gloucester Meteor, debuttò nei combattimenti contro le V1. In tutto, il comando caccia della RAF abbatté 1771 V1. Uno dei più spettacolari e spericolati elementi della guerra di bombardieri contro le V1 fu la distruzione dei siti di lancio tramite controllo a distanza. Il B-24 Liberator e i B-27 Flying Fortress, usurati dalla guerra, furono riempiti di esplosivo ad alto potenziale e trasformati in enormi bombe volanti contenenti quasi 14.000 tonnellate di esplosivo Torpex attivato da una miccia di impatto. Il velivolo, dal nome in codice di Afrodite, era guidato da due piloti che accendevano le micce e poi abbandonavano il bombardiere durante l'attraversamento delle coste inglesi. Il bombardiere continuava a volare, guidato al suo obiettivo, da un aereo di controllo. La loro potenza venne mostrata quando un Afrodite, pilotato da Joe Kennedy Jr., il fratello maggiore del futuro presidente degli Stati Uniti, esplose prematuramente. Il danno dell'esplosione si estese oltre un raggio di 6 miglia. Molte V1 in Inghilterra caddero a breve distanza dai loro obiettivi al centro di Londra. Fu il risultato di un piano di boicottaggio ingegnoso promosso da Jones. L'Abwehr aveva ordinato ai suoi agenti in Gran Bretagna di fare rapporto sulla caduta delle V1. Ignorava il fatto che gli agenti erano passati ai servizi segreti inglesi e che stavano inviando ai loro precedenti comandanti rapporti di valutazione finti. Le V1, che erano esplose a sud di Londra, vennero denunciate come atterrate a nord, in modo da incoraggiare i tedeschi a ridurre la loro gittata. Wachtel sospettava.
Suggerì quindi di dotare numerose V1 con trasmettitori senza fili in modo da tracciarne l'avanzamento. Ma i suoi superiori posero tali riserve che la proposta fu respinta. Quando gli alleati irruppero nella testa di ponte in Normandia per avanzare nel nord della Francia, i siti di lancio delle V1 vennero superati, ma i tedeschi in ritirata costruirono nuovi siti nei Paesi Bassi. Ai continui bombardamenti sull'Inghilterra meridionale si aggiunse un blitz di bombe volanti sul porto belga di Anvers, che era stata liberata dagli alleati nel settembre 1944. Circa 2500 V1 stavano per piombare su Anvers. La minaccia delle V1 non era stata eliminata dalla conquista dei siti di lancio da parte degli alleati in avanzata. I tedeschi avevano un altro asso nella manica. Iniziarono a lanciare le V1 dai bombardieri che sorvolavano il mare del nord. Ne furono lanciate circa 1000 in quel modo. Tuttavia i bombardieri subirono gravi perdite inflitte dai caccia notturni della RAF. Delle V1 che raggiunsero l'Inghilterra, 2400 caddero su Londra. I danni furono devastanti ovunque. Le bombe volanti uccisero 6500 persone e ne ferirono gravemente 3 volte tanto. Una volta ancora, i londinesi dovettero rifugiarsi nelle stazioni della metropolitana. Cercarono riparo nei rifugi profondi costruiti dopo il blitz. Comunque sopravvissero. Per tutta la campagna con le prime V1, Jones non aveva perso di vista la minaccia delle V2. Le fotografie di ricognizione aerea scattate su una nuova stazione sperimentale a Blizna, in Polonia, mostravano una serie di giganteschi crateri e poi un razzo. La resistenza polacca formò delle squadre per raggiungere i missili di prova che si erano schiantati prima che lo facessero i tedeschi. Le informazioni che ottenevano venivano poi mandate a Londra. Il giorno in cui la prima V1 cadde su Londra, il 13 giugno 1944, una V2 si schiantò in Svezia. La documentazione sulle V2 stava diventando più completa. Fino ad allora le temute SS si erano assunta la responsabilità della produzione delle armi V in una fabbrica sotterranea a Nordhausen, nelle montagne di Harz. L'enorme fabbrica era simile a una grotta dei Nibelunghi dei tempi moderni. Un gruppo di schiavi reclusi nel vicino campo di concentramento di Dora fornivano la forza lavoro. Da Dora i razzi erano trasportati per strada o ferrovia fino ai loro siti di lancio. Sul fronte orientale i russi stavano costantemente respingendo i tedeschi fino ai confini del Reich. I siti di prova per le V2 erano minacciati a causa della ritirata dell'esercito tedesco. Il tempo per Blizna si stava esaurendo. Nel luglio 1944 fu conquistata dai russi. I britannici sarebbero stati felici di esaminare i suoi segreti. Stalin accordò a un gruppo di inglesi il permesso di ispezionare il sito. Quella che ne seguì fu una prova evidente di ostruzionismo. La squadra britannica fu caldamente accolta a Blizna alla fine del settembre 1944. Le parti di V2 che raccolsero furono poi stranamente perdute dai russi. Quando le casse finalmente arrivarono in Inghilterra, contenevano una raccolta di motori d'aereo arruginati.
Nella primavera del 1944, i bombardieri della RAF e dell'ottava forza aerea americana effettuarono una serie di pesanti bombardamenti di precisione contro un singolo obiettivo nel nord della Francia. I bombardamenti erano soltanto l'aspetto evidente di una guerra segreta e scientifica combattuta tra la Germania e gli alleati. Hitler faceva scendere in campo quelle che definiva le armi della vendetta. L'obiettivo di quel bombardamento è visibile ancora oggi. Una grande e tetra cupola nel Pas-de-Calais. Nella primavera del 1944 l'alto comando alleato diede alla sua distruzione la priorità assoluta. Sotto quella cupola i tedeschi assemblavano i razzi a lungo raggio progettati per centrare e distruggere Londra. I bombardieri crivellarono l'intera zona e la rete ferroviaria su cui i tedeschi trasportavano i missili verso il sito di lancio. Mentre le bombe piovevano sulla cupola, le disposizioni di Hitler circa l'uso delle armi della vendetta venivano controllate dal servizio segreto britannico. Non si sapeva però quando i tedeschi avrebbero scatenato un bombardamento con i razzi sulla capitale inglese e cosa di preciso trasportavano le loro testate. Il razzo non fu la prima arma che Hitler chiamava di vendetta. La prima ad essere definita così fu la bomba V1, predecessore del missile a lungo raggio. Gli inglesi la soprannominarono bomba volante. La bomba volante apparve nei loro cieli nel giugno 1944, pochi giorni dopo lo sbarco degli alleati in Normandia. Le batterie della contraerea vennero subito impiegate lungo le spiagge dell'Inghilterra per intercettare le V1 già sulla linea costiera. Le V1 saettavano attraverso il fuoco di sbarramento, sibilando sinistramente e dirigendosi al più grande obiettivo del mondo. Gli uomini del servizio rilevazioni potevano quasi prevederne il percorso con precisione. Londra era l'unico grande obiettivo tedesco. I londinesi impararono a riconoscere il sibilo che precedeva le V1. Quando il rumore del motore cessava, era segno che la V1 stava per schiantarsi a terra. Le V1 erano un'arma che, oltre ai danni materiali, provocavano lo sfinimento totale del morale degli inglesi, già duramente provati dalla guerra. Il primo ministro Churchill e il suo consulente di guerra, Lord Cherwell, fondarono un comitato per valutare tutte le conseguenze delle V1. Il 7 settembre 1944 il presidente del comitato, Duncan Sandys, annunciò che le V1 non avrebbero più costituito un problema. Si sbagliava, la battaglia di Londra non era ancora finita. La fase 2 stava per avere inizio. Alle 6:30 circa dell'8 settembre i londinesi udirono un rombo spaventoso. Una spessa cappa di fumo si innalzò sopra Chiswick, a ovest di Londra. I comunicati parlavano di un'esplosione causata da una conduttura del gas. Ma il gabinetto di guerra inglese nascondeva la verità. La devastazione di Chiswick era frutto di una nuova arma tedesca. I razzi V2. Non si può parlare delle V2 senza far riferimento al soldato professionista Walter Dornberger e al brillante giovane tecnocrate Werner von Braun.
Alla fine degli anni 20, l'entusiasmo giovanile di von Braun per i viaggi spaziali era stato incanalato in un affare più realizzabile, la produzione di razzi. Studente alla scuola tecnica di Berlino, von Braun frequentava i dibattiti che si tenevano alla Società Tedesca dei Razzi. Quando nel 1932 la società si sciolse, von Braun trovò impiego presso il Dipartimento delle Armi dell'Esercito come assistente tecnico nella sezione razzi per sperimentare nuovi carburanti liquidi. Il Trattato di Versailles, firmato dopo la sconfitta della Germania nella Prima Guerra Mondiale, proibiva all'esercito tedesco l'artiglieria pesante. I razzi non erano stati proibiti. Nell'esercito tedesco, Walter Dornberger era un esperto di artiglieria e si interessava ai razzi. Nelle sue memorie, Dornberger riportò che all'inizio degli anni 30 la più grande innovazione nel campo dell'artiglieria fu il massiccio cannone di Parigi. Sparava a circa 60 miglia una capsula di 21 centimetri, armata con 25 libre di esplosivo ad alto potenziale. L'idea di Dornberger era quella di realizzare un grande razzo da una tonnellata di esplosivo ad alto potenziale, da lanciare per una distanza di 160 miglia. Nel 1932 Dornberger e von Braun unirono i loro interessi per realizzare i razzi. Dornberger fornì a von Braun una lista di requisiti necessari. Stilarono anche un accordo secondo cui una deviazione d'impatto di 50-60 cm per ogni 3.000 metri circa di raggio sarebbe stata accettabile. La dimensione del razzo fu limitata per rispondere alle esigenze di trasporto su strada. Dornberger si può oggi definire un precursore nell'invenzione dei moderni missili. Le sue richieste si realizzarono nel missile balistico trasportabile che, 30 anni più tardi, diventò uno degli elementi più importanti negli arsenali delle superpotenze durante la Guerra Fredda. Quando Hitler salì al potere, nel gennaio 1933, il programma dei razzi fu incentivato. Hitler si era impegnato in un ampio programma di riarmamento. Dapprima condotto in gran segreto, fu apertamente dichiarato nel 1935. Il programma allarmò le nazioni vicine alla Germania e sollevò preoccupazioni gravi all'interno dello stesso alto comando militare tedesco. Si temeva che la Wehrmacht non sarebbe stata in grado di supportare le ambizioni di conquista del Führer. Il programma di riarmamento comunque proseguì freneticamente, di pari passo con l'annessione al Reich dei territori confinanti. Nel 1937 Dornberger e von Braun ottennero i fondi per una stazione di prova a Peenemünde, sul Baltico. Fu avviata la realizzazione di un micidiale razzo denominato A4. Dall'altra parte dell'isola, la Luftwaffe stava realizzando un'altra bomba volante, denominata FZG-76. Contro lo sfondo di una grave crisi europea, gli scienziati e i tecnici a Peenemünde spinsero fortemente il programma delle bombe volanti. Prototipi in scala inferiore vennero testati con successo. Dornberger e von Braun si sentivano vicini al traguardo. I prototipi vennero assicurati a dei paracadute che ne permisero il recupero in mare. Von Braun era così felice che aiutava personalmente a trasportare le piccole bombe volanti fino alla spiaggia. Il 1 settembre 1939 l'invasione nazista della Polonia venne preceduta da un velivolo di tipo più convenzionale dei razzi di von Braun, ancora ai primi passi. Le forze aeree polacche, prima disperse e poi decimate, furono spazzate via dalla Luftwaffe. L'esercito tedesco sottomise la Polonia in 6 settimane. Fu la prima dimostrazione dell'efficacia del Blitzkrieg. Addirittura prima che i polacchi si arrendessero formalmente, Hitler si recò a Danzica per tenere un discorso ai suoi generali vittoriosi. Annunciò che possedeva un'arma misteriosa che avrebbe reso la Germania invincibile. Sicuramente il Führer stava alludendo alle nuove bombe volanti, ma il suo entusiasmo fu di breve durata.
inspiegabilmente ordinò un taglio ai fondi destinati al programma di sviluppo dei razzi. In seguito, Albert Speer, ministro degli armamenti, considerò che se le V2 fossero state utilizzate prima, il corso della guerra avrebbe potuto essere diverso. Non avevamo bombardieri in grado di raggiungere l'Inghilterra con un carico pesante, e il loro non lo era di certo. Non c'erano difese contro di essa. E se fossimo riusciti a lanciarne qualche centinaio direttamente su Londra, certo, sarebbe stato un colpo scioccante. Comunque, nel 1940 gli inglesi sopravvissero alla battaglia d'Inghilterra. Nella primavera e nell'estate del 1941 Hitler volse le sue mire espansionistiche a est per sottomettere i Balcani e poi invadere l'Unione Sovietica. L'esercito tedesco distrusse migliaia di carri armati russi. Furono fatti prigionieri milioni di soldati dell'armata russa. La guerra lampo sembrava aver mietuto un'altra vittima. Tuttavia, nel dicembre 1941, il rigido inverno russo fermò l'avanzata della Wehrmacht già alle porte di Mosca. A Peenemünde, intanto, continuavano le prove dei razzi V2 di dimensione reale. I risultati erano ancora discutibili. Nonostante gli imprevisti, von Braun e Don Berger stavano dando corpo ai loro sogni. Gli esiti della guerra però stavano drammaticamente volgendosi contro il Reich. Nel Nord Africa, nel 1942, Rommel subì una sconfitta decisiva ad El Alamein. In Russia, la Sesta Armata tedesca stava per essere sopraffatta nei combattimenti a Stalingrado. In quella campagna morirono 1,5 milioni di tedeschi. 100,000 soldati della Sesta Armata sopravvissero, ma furono fatti prigionieri. Il disastro diede maggiore impulso al programma tedesco dei razzi. Nell'ottobre 1942, mentre la tragedia già incombeva sulla Germania, von Braun e Don Berger riuscirono a compiere con successo il lancio delle V2. Albert Speer dichiarò: improvvisamente ci fu un rumore assordante e un terribile scuotimento del terreno. Devo dire che fu una delle più grandi esplosioni che abbia mai sentito in tutta la mia vita. Poi questo enorme missile partì contro tutte le regole della legge di gravità, alzandosi lentamente, lentamente e poi sempre più veloce, con il tuono che diminuiva via via tra le nuvole. Nel dicembre 1942, Speer diede ordine di iniziare la produzione di massa delle V2. Dopo 6 mesi, Hitler fu invitato alla proiezione di un film sui test di lancio dei razzi di von Braun. La cosa fece una forte impressione al Führer. Hitler dichiarò che il razzo poteva essere l'arma decisiva. A Peenemünde, però, continuavano ad essere effettuati dei test, segno che il razzo non era ancora affidabile. La guerra però richiedeva armi sempre più micidiali, che spezzassero la volontà di resistenza degli eserciti nemici. Il Führer destinò i nuovi razzi su Londra, ma sottovalutò i mezzi tecnologici dell'avversario. Un giovane e brillante scienziato, il dottor Jones, a metà degli anni 30, fu coinvolto in una ricerca sull'uso degli infrarossi nell'individuazione degli aerei. Da quel lavoro allo sviluppo del sistema radar inglese, il passo fu breve. Il radar fu un fattore chiave che assicurò la vittoria nella battaglia d'Inghilterra.
Jones diventò una figura di spicco nel mondo dello spionaggio scientifico. Al Ministero dell'Aeronautica gli fu affidato il ruolo di osservatore che avrebbe indagato su quello che i tedeschi progettavano e probabilmente anticiparlo. Lui e la sua squadra contribuivano a indagare e scardinare molti sistemi della guerra elettronica tedesca, in particolare i raggi radio di navigazione che guidavano i bombardieri della Luftwaffe sugli obiettivi durante i Blitz. Si stava combattendo una guerra basata sullo studio di formule di importanza e segretezza estreme per lo sforzo bellico degli alleati. Nel 1940 fu chiesto a Jones un parere che avrebbe influito enormemente sull'andamento della guerra. Jones aveva cominciato a indagare nei documenti del servizio segreto alla ricerca di indizi sulla misteriosa arma di Hitler. I documenti erano depositati nella scuola governativa dei codici cifrati a Bletchley Park. Questo gli permetteva di venire a conoscenza dei segreti più impenetrabili riguardanti il nemico tedesco. A Bletchley, Jones concluse